Gunnar, è bello vedere una faccia amica, persino il tuo brutto muso. Credevo che avremmo scritto questa saga insieme, ma è già tempo che vada, pur avendo scambiato appena un brindisi. Non temere, Eivor. Ne scriveremo molte altre insieme. I nostri nomi sono di nuovo puliti, di nuovo degni. Sì, è così. Una saga di Gloucester. Terra stupenda, piena di dannati idioti. Ah, merita un brindisi! Ti ringrazio. Qualunque cosa per te, amico mio. Dunque, andiamo a salutare questo re di Vimini e torniamocene a casa. Sì, Randvi sarà ansiosa di conoscere Brigid. Brigid e Gunnar sono già partiti. Devo raggiungerli. Il rogo del re del raccolto è un'occasione memorabile per molti qui. Come Cristo sacrifica se stesso per il suo popolo, perché possa prosperare. Ma gli dèi riceveranno un piatto vuoto. E gli affamati, si sa, non perdonano. Nessuno può prendere il posto di Kinon, e bruciare il suo cadavere sarebbe un insulto. Cristo ritrae gli occhi da questo rituale. Ma tu lo approvi? Io sarò aldermanno di una terra unita. Non posso più scegliere di non vedere. L'alta sacerdotessa dovrebbe sovrintendere al rogo. Si nota la mancanza di Modron. Ho intralciato la cerimonia due volte. Sarò io a sovrintendere come mio diritto di sangue. Ho ucciso io Modron. Avrai anche il diritto di esigere vendetta, quando sarai grande abbastanza per affrontarmi. Madre ha visto il tuo fato. Il futuro ti punirà più di quanto potrei mai fare io. Punizione o meno, incontrerai il futuro da alleato del Gloucestershire. E una persona che non scorderò mai. Che si accenda il fuoco, che il raccolto sia abbondante! Eivor, l'onore spetta a te. Lode al re del raccolto! Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia.